diretta minuto per minuto Italia, 4-3-3, Buffon, Florenzi, Rugani, Bonucci, Spinazzola, Parolo, Verratti, Bonaventura, F, Chiesa, Immobile, L, Insigne. CD, Luigi Di Biagio Argentina, 4-2-3-1, S, Romero, Mercado, Fazio, Otamendi, Tagliafico, L, Paredes, Biglia, Maxi Mezza, Messi, A, Di Maria, Higuain. CD, Jorge Sampaoli video Di Biagio, perché Balotelli no? Ho guardato, valutato e deciso per il bene della nazionale. L'Italia ha affrontato 14 volte l'Argentina in partite ufficiali. Il bilancio è di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 successi per i sudamericani. L'Argentina però è imbattuta da 4 gare contro gli azzurri, 2 vittorie e 2 pareggi in questo parziale. L'ultima vittoria tricolore risale al giugno 1987 per 3-1 con i gol di De Napoli, Garré, Autorete e Vialli. Quest'ultima vittoria italiana coincide con l'unico precedente di partita amichevole tra le due squadre giocata in campo neutro. Solo in 4 occasioni su 14 precedenti, l'Italia è riuscita a mantenere la propria porta inviolata contro l'Argentina. Inoltre gli azzurri hanno trovato il gol in 12 occasioni contro l'albiceleste. Eppure, sono 6 partite consecutive che l'Italia non segna più di un gol a gara, dopo averne realizzati almeno 2 in 6 delle precedenti 7 uscite, 2,7 di media partita nella striscia. L'Italia è imbattuta in amichevoli da 3 partite consecutive, 2 vittorie e un pareggio. L'ultima sconfitta risale al settembre 2016 con il 3-1 della Francia al San Nicola di Bari, alla prima di Giampiero Ventura come CT. Video Cutrone, dalla primavera del Milan alla nazionale, non ci credo. Grazie a Montella e Gattuso, le ultime 9 reti segnate dagli azzurri sono state realizzate da 9 giocatori differenti, l'ultima delle quali da Antonio Candreva contro l'Albania. In aggiunta, 8 delle ultime 10 reti segnate dalla nazionale italiana sono state realizzate nei secondi tempi. Lorenzo Insigne ha affrontato una volta l'Argentina con la maglia azzurra nella sua seconda presenza in nazionale, contro l'albiceleste ha segnato la sua prima rete per l'Italia, agosto 2013. Omar Sivori ed Ezio Pasciutti sono gli unici giocatori italiani ad aver segnato più di una rete all'Argentina con la maglia della nazionale, entrambi con una doppietta. Video Di Biagio, Verratti sarà importante per la nazionale, ma deve fare di più. Cutrone, ha entusiasmo, sono 7 i giocatori convocati da Jorge Sampaoli che hanno giocato nel massimo campionato italiano, Sergio Romero, Federico Fazio, Leandro Paredes, Lucas Biglia, Ever Banega, Gonzalo Higuaín e Diego Perotti. Lionel Messi, a secco nell'ultima amichevole che ha giocato con l'Argentina, contro la Russia, ha segnato una tripletta nell'ultima gara di qualificazione per i prossimi mondiali, contro l'Ecuador. Gonzalo Higuaín e Ever Banega hanno affrontato l'Italia nel match dell'agosto 2013 segnando entrambi una rete. Video Di Biagio, io CT ho una grande opportunità, ma la priorità è rilanciare la nazionale.